Bisceglie pillole di libri nel borgo antico. Oggi ascoltiamo l'intervista a Gioacchino Ventura, autore del libro dal titolo La lunga ombra, cronache del Reich. La lunga ombra, cronache del Reich, il libro di Gioacchino Ventura, che saluto e ringrazio per essere qui con noi. Grazie a voi. L'Armata Rossa è vittima di un'epidemia nel mezzo della Seconda Guerra Mondiale. Sì, in effetti sì, succede questo, io mi sono preso la responsabilità di far cambiare la storia, diciamo di cambiare la storia, e quindi proprio l'8 settembre 1943, non a caso una data molto particolare per noi, ma anche diciamo, per quello che era lo sviluppo sul fronte orientale, dove i tedeschi erano in ritirata su tutti i fronti, e accade l'impensabile. L'Armata Rossa, vittima di questa epidemia che trasforma i soldati in zombie, di fatto sparisce, e quindi i tedeschi, dopo un primo momento di sconcerto, capiscono che hanno di fronte degli esseri che sono, diciamo, non sono come i russi, e quindi ristabiliscono subito il controllo sulla situazione, e di fatto la Seconda Guerra Mondiale finisce lì e loro acquisiscono l'intera Europa, e quindi si appresteranno a governare il mondo per 1000 anni, purtroppo. La lunga ombra, cronache del Reich, il libro di Gioacchino Ventura, che ringrazio ancora una volta per essere stato qui con noi. Grazie a voi. Arcadia Editore, ringrazio anche la rassegna letteraria Libri nel Borgo Antico, che si tiene ogni anno a Bisceglie nell'ultimo weekend di agosto. Appuntamento al prossimo libro.